pesante per voi, esattamente come lo è stato per me, e vi ringrazio di avere rispettato il mio desiderio, perché vedete, io sono assolutamente d'accordo con voi, voi non avreste voluto che oggi venisse portata una corona di Stato in questa strada, e so che siete venuti qui anche per questo, ma d'altra parte l'unica possibilità sarebbe stata trasformare quello che è un posto, è un giorno sacro, in un luogo di tafferugli, di attacchi, perché non ce l'avrebbero imposta in ogni maniera, e non sarebbe servito a niente venire a uno scontro che avrebbe dovuto essere anche fisico. Io vi ringrazio di avere almeno difeso quell'olivo che mia mamma aveva voluto che fosse piantato qui, proprio perché diventasse un simbolo di vita e di speranza in questa strada che invece, grazie alla cattiveria degli uomini, era diventata un simbolo di morte e di distruzione. Ti ringrazio di essere riuscito a fare almeno questo, e questo l'avete fatto. Io, accogliendo come era mio dovere fare il Presidente della Camera, perché è un'istituzione e noi le istituzioni le rispettiamo, anche se non sempre rispettiamo le persone che le occupano, e qualche volta più o meno indegnamente. C'è qualcuno che le occupa più indegnamente degli altri, qualcuno invece che cerca di interpretare correttamente il suo ruolo costituzionale, anche se poi, come appunto il Presidente Fini, si comporta in maniera diversa quando per 15 anni ha sostenuto al potere una persona come Silvio Berlusconi, che oggi sta tentando di attaccare, di portare l'attacco finale alla magistratura. Dobbiamo però distinguere in qualche maniera tra istituzione e istituzione. Se noi mettiamo tutti sullo stesso piano e attacchiamo il Presidente Fini, che è l'unico che ha avuto oggi il coraggio di venire qui, perché vi assicuro che ci vuole coraggio, quel coraggio che altri non hanno avuto. Lui ha avuto il coraggio di venire qui e di parlarvi. So benissimo, e sono il primo a saperlo, che parla in una maniera e poi si comporta in un'altra, come purtroppo fanno tutti i politici, perché altrimenti avrebbe dovuto, non ora, ma 15 anni fa, dissociarsi da quella persona che probabilmente è anche il mandante delle stragi che è avvenuto qui in Via D'Amelio. E questa è una cosa che sicuramente non possiamo perdonare a nessuno. Però ricordate, è per questo che io oggi non ho voluto che qui ci fosse nessun genere di contestazione, e vi ripeto, vi ringrazio veramente per aver mantenuto i nervi saldi, perché capisco che cosa si muoveva nel vostro cuore nel momento in cui un rappresentante dell'istituzione veniva qui a portare una corona di Stato, ripeto, per una strage di Stato. So benissimo di come avete dovuto tenere a freno la vostra voglia di gridare il vostro dissenso, e vi giuro, vi ringrazio per quello, e ve ne sono profondamente grato, come vi sono profondamente grato di essere venuto qui da tutte le parti d'Italia per onorare Paolo Borsellino. Però ricordate che Paolo Borsellino rispettava le istituzioni. Spesso non è che rispettare le istituzioni significa anche accettare che le istituzioni possono essere vilipese, così come tanti rappresentanti delle istituzioni in Italia vilipendono l'istituzione col fatto stesso di occuparle. Fini, diciamo che è uno che forse, se è possibile, vilipende meno degli altri, se non altro ha accettato correttamente il suo ruolo istituzionale, nel senso, nel momento in cui è stato investito dal ruolo costituzionale, ha se non altro tentato, anche se avrebbe potuto farlo in maniera più forte, di difendere i magistrati quando venivano attaccati. Avrebbe dovuto fare ben altro, avrebbe dovuto dissociarsi molto prima da quella persona che oggi purtroppo è ancora il Presidente del Consiglio, e io non dico mai il nostro Presidente del Consiglio, perché non lo ritengo il mio Presidente del Consiglio, come non ritengo questa la nostra Repubblica, perché questa è una Repubblica fondata sul sangue, questa Repubblica è una Repubblica fondata sul sangue di quelle stragi. Senza quelle stragi non ci sarebbe stata questa Seconda Repubblica, non ci sarebbe stata questa che chiamano Repubblica, e non è altro che la dittatura di un satrapo che cerca semplicemente di coprire i suoi interessi, di coprire le sue colpe,
di difendersi dai processi e non nei processi, come tutti i cittadini avrebbero il dovere di fare, perché lui non è altro che un cittadino solo come gli altri. Io oggi sono entrato nell'aula di giustizia del Palazzo di Giustizia di Palermo, nell'aula magna, c'era una scritta: la legge è uguale per tutti. Purtroppo in Italia non è più così. Purtroppo in Italia non è più così. Se io avessi potuto parlare, ma oggi non l'ho voluto fare alla Camera per non mettere sotto attacco ancora un'altra volta Nino Di Matteo, il quale ha citato la gente rossa, ha detto come noi siamo una parte fondamentale del loro lavoro, perché standogli vicino, sostenendo, gli diamo la forza e il coraggio di continuare a lavorare. Purtroppo oggi quella scritta che avevano dietro le spalle non è più vera. Se io avessi potuto parlare avrei detto che quella scritta bisognerebbe cambiarla, bisognerebbe scrivere non la legge uguale per tutti, ma la legge sia uguale per tutti, perché purtroppo oggi questa non è realtà nel nostro paese. Ma noi siamo qui fondamentalmente non solo per onorare Paolo Borsellino, siamo qui per fare memoria per Paolo Borsellino, per lottare per la sua memoria, per impedire che la gente dimentichi, per fare sì che venga alla luce la verità su quelle stragi. Ci sono dei magistrati che stanno lavorando egregiamente per arrivare a questo. L'avete sentito ieri con quale parole forte hanno detto quello che devono dire. Sono dei magistrati a rischio di vita. Noi siamo qui appunto non solo per fare memoria di Paolo Borsellino, per onorare un giudice morto, ma per impedire che ci siano altri giudici che un domani da dover piangere, da dover chiamare eroi. Noi nel nostro paese non vogliamo eroi, non vogliamo piangere magistrati morti, vogliamo stare vicino a magistrati vivi a cui venga consentito di fare il proprio lavoro, che è il lavoro che gli assegna la Costituzione, cioè amministrare la legge in maniera indipendente e fare sì che la legge sia uguale per tutti. Noi siamo qui per aiutarli. Vi ringrazio perché oggi col vostro comportamento, che lo so vi è costato moltissimo, è costato tanto quanto è costato a me, avete onorato la memoria di Paolo e avete difeso almeno quell'olivo che, ripeto, è simbolo di pace e di speranza e non simbolo di morte, come quella corona che dovremmo sopportare appesa, messa proprio in quel posto dove si trovava il cadavere senza braccia e senza gambe di Paolo Borsellino, perché era stato disarticolato da quella strage. Emanuela Loi era stampata sul muro di quel palazzo, c'erano i pezzi di Emanuela Loi che ancora 2 ore dopo continuavano a staccarsi e a cadere per terra. Questo è quello che è avvenuto in questa strada e noi siamo qui e col vostro silenzio oggi avete onorato anche quei caduti, quelle ragazzi che erano insieme a Paolo, che l'hanno difeso semplicemente con il loro corpo e che servivano lo Stato e l'hanno servito fino all'ultimo momento della loro vita, pur dissentendo da come veniva protetto Paolo Borsellino. Avevano chiesto che la scorta venisse fatta in maniera diversa, che in questa strada non fosse ingombra di macchine come lo era, però hanno continuato fino all'ultimo ad servire lo Stato, non hanno gridato, non hanno protestato, hanno fatto fino all'ultimo il loro dovere. Vi ringrazio perché voi oggi vi siete comportati come quei ragazzi, avete difeso col vostro corpo quell'olivo che è simbolo del nostro amore per Paolo. Grazie a tutti. Grazie, salutatore.